diffondere la disciplina del Dragon Boat come percorso di riabilitazione psicofisica dopo l'esperienza vissuta del cancro. È l'obiettivo della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori al seno, che quest'anno ha voluto portare il trofeo a Bari. Rotta verso la prevenzione, l'iniziativa pensata e realizzata al fine di divulgare la cultura della diagnosi precoce del tumore al seno. Dopo la prima edizione svoltasi lo scorso anno a Latina, l'evento sportivo è arrivato a Bari con 10 squadre di donne in rosa provenienti da tutta Italia che hanno affrontato e vinto la malattia, che si sono sfidate con i Dragon Boat nel tratto di mare che va dal Circolo Barion all'altezza del Palazzo della Città Metropolitana. Il cancro al seno è ormai una patologia da cui sempre più spesso si guarisce. Paradossalmente l'incidenza di anno in anno aumenta, ma la mortalità diminuisce. Parole del senologo chirurgo Francesco Schittulli, presidente nazionale della LILT, che ha voluto fortemente che questa manifestazione si tenesse nella città di Bari perché è ritenuta importante nell'ambito della riabilitazione non solo fisica, ma soprattutto sociale, occupazionale e psicologica delle donne operate di tumore al seno. È un'iniziativa che si inserisce nell'ambito delle attività di cura delle donne operate che devono tornare a vivere una vita attiva. Questa manifestazione anticipa la campagna Nastro Rosa che la LILT dedica nel mese di ottobre alla prevenzione del tumore al seno.